Ci sono attese di poco più di 5 minuti che ti fanno saltare i nervi. Io non ho tempo! E attese di ore che tu affronti non solo serenamente, ma ti diverti pure. E come mai? Beh, in realtà dipende da una cosa molto semplice. Lo sai o non lo sai dove stai andando? Ma davvero? Mi spiego meglio. È presente quando Gesù nel Vangelo inizia a parlare di terremoti, carestie, pestilenze, guerre e persecuzioni, e tutti che gli chiedono... Quando? Ecco, Gesù non risponde con un giorno preciso, però ci avverte che nel frattempo dobbiamo fare attenzione a non lasciarci ingannare, che non significa che c'è qualcuno che ti vuole fregare, perché il verbo greco più che ingannare indica il disorientarsi, come chi va senza una direzione. Dove andiamo? Praticamente Gesù sta dicendo: badate di non andare a casaccio nella vita, è l'assenza del discernimento. Perché in fondo nella vita la cosa più grave non è avere una tribolazione, ma perdere la direzione. E allora ecco la differenza dell'attesa. Certe volte uno deve aspettare 5 minuti ed è insopportabile stare lì perché non ne capisce il senso, mentre altre volte uno sopporta serenamente tutto perché sa che quell'attesa è ben finalizzata. Ad esempio, uno scala una montagna e va verso la vetta e se serve aspetta 5 minuti, anche 5 ore, fa sacrifici, si alza presto la mattina, scavalca ostacoli e lo fa volentieri perché per lui la cosa importante è la vetta. E se ci sono imprevisti, meglio, c'è più avventura. E in altre parole, la nostra insofferenza nella vita non dipende dalle prove che ci capitano, perché abbiamo conosciuto persone che hanno affrontato sofferenze inaudite con gioia e serenità. E non perché erano matte, ma perché sapevano bene dove erano diretti, perché in altre parole avevano una meta valida.